Pronto? Ciao Vincenzo, sono Edoardo. Ciao Edoardo. Tutto bene? Ciao, tutto bene, sì. Bene. Ce la fai? Sì. L'incontro di oggi è con il pugile Vincenzo Mangiacapre. Originario della provincia di Caserta, deve molto al pugilato. E il pugilato, lo sappiamo, è uno sport che sembra particolarmente adatto a dare una seconda possibilità e anche un futuro. Grazie alla trasmissione dei valori che avviene infatti negli allenamenti, ha spesso effetti miracolosi sulle vite di ragazzi che sembrano ormai essere totalmente alla deriva. Così è stato anche per Vincenzo, che grazie a questa disciplina ha imparato ciò che gli ha permesso di rinascere e soprattutto di vincere. Ha portato a casa titoli e medaglie in competizioni europee ed internazionali. A guidarlo una frase del grande Mohamed Ali. Non importa quante volte cadi, ma l'importante è sapersi rialzare. Quindi scopriamo come tutto è iniziato. Ma il pugilato nella mia vita è entrato all'età di 9 anni. 9 anni sono. Mio cugino già frequentava la palestra del mio paese e l'ho seguito. Ho iniziato a dare pugni, i primi pugni all'età di 9 anni e mezzo, cioè circa 10 anni, e da lì non ho più smesso. La cosa di pugilato che mi ha colpito di più è la determinazione di arrivare a qualcosa. Mo io, perché sono entrato in una palestra di pugilato, però io in qualsiasi sport che faccio voglio sempre vincere, è proprio la mentalità da vincente, è questa la cosa. Io quando sono entrato la prima volta in palestra ho messo i guantoni, volevo arrivare dove guardavo, che ne so, Clemente Russo, che già era in nazionale, e gli altri ragazzi già frequentavano dei corpi armati, e io volevo arrivare dove erano loro e superarli. La palestra spesso diventa una seconda casa, per alcuni la prima in realtà, dove si può trovare il modo per trasformare le proprie difficoltà in risorse. Il supporto dei compagni di allenamento poi favorisce il senso di fratellanza, di appartenenza e di fiducia nel prossimo. Il pugilato è uno sport che in queste situazioni sembra avere un ingrediente segreto che va oltre lo sport. Ma io ti parlo di me, cioè, ci ho vissuto in primis e ho avuto un trascorso molto traballante e grazie al pugilato ne sono uscito fuori. E, l'ingrediente è che hai visto che noi ci meniamo, facciamo di tutto per vincere, anche se sai, è brutto da vedere col sangue al naso, così. Però dopo suonato il gong, dopo dato il verdetto all'arbitro, noi ci abbracciamo e c'è rispetto tra l'uno e l'altro, e questo è l'ingrediente segreto, avere il rispetto di chi hai di fronte. Poi c'è il momento nel quale Vincenzo si rende conto che il pugilato può diventare una vera professione. Ma il mio primo match a 14 anni, io a 14 anni ho combattuto già con un ragazzo di 19 e già vedevo la differenza, ero agli stessi livelli dei ragazzi più grandi. Poi ho capito all'età di 17 anni e mezzo che non per vantarmi, ma ero un gradino avanti agli altri, e ho detto perché no entrare pure io in polizia, fare la domanda e prenderlo come professione. Ogni sportivo ha una vittoria alla quale è più affezionato, sia come atleta sia come uomo. La vittoria che ho più nel cuore è la mia bambina. È nata mia figlia il 2017, subito dopo Rio, dopo la mia sfortuna alle Olimpiadi, che mi sono rotto lo zigomo, ho vinto il match, mi sono rotto con lo zigomo e sono dovuto tornare a casa con la vittoria. È la cosa più amareggiante che c'è. E la mia vittoria è stata proprio la bambina che è nata l'anno dopo, e è la medaglia più grande che esiste. E come ogni pugile, anche Vincenzo ha incontrato tanti avversari. Ce ne sarà uno che è stato un po' più ostico? Questa è una bella domanda, perché gli avversari ostici ne ho avuti tanti, perché ne sono tanti veramente. La mia è la categoria principe, no? Se dai 69 in su sono i più forti, e te ne posso stare da qui a domani a raccontarti gli avversari. E invece nella vita è stato, ti ripeto, il mio trascorso che ho avuto con la legge, e poi mi sono rimesso in piedi, mi sono rialzato e ho cambiato vita. Con questo livello di esperienza sulle spalle, Vincenzo diventa inevitabilmente un esempio, e anche lui ha un messaggio per chi è più giovane. Sì, il messaggio che ancora oggi voglio dare è quello di prefissarsi degli obiettivi.
perché i ragazzi che non hanno sogni, non hanno un obiettivo davanti, è normale che escono da casa, che cazzeggiano, vogliono trovare del tempo da perdere. Invece io quello che voglio dire è prefissatevi qualcosa e fate tutto per ottenerlo. In questo caso, come in mille altri, sembra proprio che stabilire degli obiettivi chiari e raggiungibili, concedendosi anche un pizzico di ambizione, cosa peraltro non semplicissima, rappresenti più che un traguardo un vero appiglio al quale appendersi per uscire dalle nebbie. E poi un maestro rimane sempre nel cuore. Nel cuore mi è rimasto Bergamasco, il maestro Raffaele Bergamasco, è stato lui l'artefice dei miei successi. E lui nel lontano 2009 fece una scommessa con l'ex città nazionale Damiani, Francesco Damiani, e di puntare su di me, e alla fine ha vinto la scommessa. Vincenzo ci racconta altre cose che riguardano la sua preparazione, che non è soltanto atletica o mentale, ma è necessario lavorare anche sulla gestione delle emozioni. Le emozioni si vincono solo, io ti dico, ti parlo soggettivamente, cioè io le vinco in palestra, perché mi alleno duramente, faccio veramente di ogni allenamento, porto qualcosa a casa, e quando uno sale sul ring, va sul quadrato e fa quello che sa fare e sa che ha le potenzialità di farlo bene, non ha nessuna paura, nessun timore. Abbiamo sentito i racconti nelle precedenti puntate di Ring anche di altri atleti di sport da combattimento e come loro preparano i propri incontri in modo differente. Sentiamo quello di Vincenzo. Io gli incontri molto spensierato, e gli allenamenti sono quelli, non guardo l'avversario, non ho mai studiato l'avversario. Guardo il mio fisico e faccio di ogni allenamento, ogni volta che entro in palestra, le mie sensazioni del mio corpo e le trasmetto in allenamento. I primi 30-40 secondi del match io inizio a studiare l'avversario, vedo se è un picchiatore o un attendista come me, e da lì poi parte tutto. Tra i vari incontri che Vincenzo ha fatto ce n'è uno, decisamente senza guantoni, che lo ha colpito molto, quello con Papa Francesco. Sì, è un'emozione veramente forte, trasmette veramente un'energia positiva il Papa che non me l'aspettavo. È un'emozione unica e spero di rivederlo prima di Tokyo. Progetti per il futuro? Non ho mai guardato oltre faccio molto della mia vita a scaglioni, e il mio obiettivo adesso in primis è la qualificazione a marzo, e poi per il futuro chissà, poi vedremo se tutto va bene dopo Tokyo. Un grosso ringraziamento a Vincenzo Mangiacapre e naturalmente un enorme in bocca al lupo per Tokyo 2020. Io ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Ring, sempre da formulapassion.it. Un ringraziamento anche ad Andrea Fedeli per le musiche, a Gianluca Sepe, da Edoardo Rossi è tutto, buon proseguimento.